Un paio di settimane fa abbiamo visto tramite un unboxing cosa sono i filtri ND e non siamo entrati troppo nel dettaglio, abbiamo solo visto un po' a grandi linee cosa sono i filtri ND e qualche giorno fa finalmente mi è arrivato quello, il pezzo che vi dicevo che mi mancava, che è l'holder e oggi insieme faremo l'unboxing di questo pacco. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo questo unboxing e capiremo meglio come si utilizzano i filtri a lastra, tecnicamente proprio come si montano sulla nostra fotocamera, poi per le tecniche di composizione e di fotografia in generale le vedremo un po' più avanti sul campo. Oggi faremo questo unboxing e appunto vi mostrerò cos'è l'holder e come si usa. Questo è il pacco e se tutto è corretto, quello che dovrebbe esserci dentro è l'holder, che è quello che serve per tenere i filtri montati sulla macchina, due anelli di riduzione per montare appunto questo holder sia sulla mia Panasonic G9 sia sulla mia Sony Alpha 7C, un filtro circolare polarizzatore che va utilizzato insieme all'holder perché è diverso rispetto ai classici polarizzatori, ce ne vuole uno particolare per essere montato insieme all'holder. Ci sarà un filtro ND1000 che riduce 10 stop di esposizione durante la nostra fotografia e due o tre portafiltri in plastica. Forse addirittura 4, adesso non mi ricordo giusto, è portafiltri in plastica che servono appunto da montare sui nostri vetri, sulle nostre lastre che abbiamo acquistato, in caso che si dovessero cadere, almeno sono un po' più protette. E ho visto che con questa tipologia di supporto in plastica si fa molto molto meglio a infilarle e a sfilarle dall'holder senza toccare il vetro. Ma iniziamo subito, ragazzi. Cutter magico e iniziamo con l'unboxing. È uno andato. Pluriball. Ok. Per evitare di far dei danni mi appoggio un attimo e vediamo ogni singolo pacchetto che c'è all'interno di questa scatola. E tutto questo è quello che c'era all'interno di questo pacco. Ci sono, vabbè, i classici pannetti per pulire le lenti e le varie istruzioni varie che noi buttiamo da parte. La prima cosa, questo è l'anello adattatore che è un 62 mm, quindi va montato su una lente con il diametro 62 mm. Non dice diametro finale perché appunto è l'adattatore dell'holder, quindi lo monteremo sulla nostra lente e poi la parte esterna va adattata all'holder. Comunque dopo la vediamo e la mettiamo da parte. All'interno di questa scatola abbiamo quello che sono le protezioni in plastica per i filtri 100%, quelli quadrati da 10 cm. E anche questi dopo li vedremo montati sul filtro che ho acquistato l'altra volta, che mi è arrivato l'altra volta, li ho acquistati tutti insieme. E siccome questo è un bundle, un pacchetto di prodotti acquistato su KF Comset, tutto questo, a mio parere, guardando così a grandi linee, è quello che viene fornito con un box, con un pacchetto che è questo che ho acquistato. Tutto il resto che avete visto fino adesso sono cose aggiuntive che ho acquistato per avere il kit totale, quello con tutto ciò che secondo me mi serviva. Senza esagerare, ovviamente, non ho preso qualsiasi tipologia di filtri. Ho preso quelli che secondo me sono i più utili, che sono quelli che abbiamo aperto l'altra volta e quelli che apriremo adesso. Andiamo ad aprire questa scatola che non so cosa ci sia dentro, ma credo che sia l'holder. Ragazzi, non è l'holder, mi sono sbagliato, è la scatola che contiene tutto questo pacchetto, tutto questo bundle che ho comprato insieme. Quindi qui dentro ci andrà, non so se si vede bene, qui dentro ci andrà l'holder, che è il supporto per tutti i filtri, e qui ci andranno tre filtri, che sono tre, come quelli che ho acquistato io, l'ND64, l'ND8 graduale e l'ND1000. E procediamo con l'unboxing dell'ultima scatola, che è quella dove effettivamente ci sarà tutto il kit. Ed è questa. Questa è un po' più curata come scatola. Sì, c'è scritto open,
quindi probabilmente metto il cutter da parte perché non servirà, è un cofanetto che si apre in questa maniera. Questo è un buon packaging, la scatola è carina, questo foglio è protettivo, per adesso lo tengo ma dopo credo che anche questo lo butterò. E all'interno vediamo quello che effettivamente è il bundle, perché abbiamo il portafiltri, il famoso holder di cui vi ho tanto parlato e ho tanto nominato in questo video, che lo metto momentaneamente qui da parte. Abbiamo la custodia con il filtro ND1000, anche questa la appoggio un attimo. Abbiamo la custodia col filtro quadrato ND1000, come quelli che vedevamo l'altra volta, e questo ci fermerà 10 stop, quindi tantissimo della nostra esposizione. E siccome questo era parte del bundle, quindi arrivava tutto insieme, ha già montato il portafiltro in plastica protettivo. Vedete quel case qui che negli altri filtri non c'era, dopo li vediamo. È appunto il famoso case protettivo in caso che se dovesse cadere almeno si salva. E anche questo lo metto momentaneamente da parte perché comunque lo vedremo dopo. Riapriamo la scatola e vediamo se c'è dell'altro dentro. Vabbè, ci sono le istruzioni che sapete che io non leggo praticamente mai, quindi anche queste via. E ecco, sì, anche questa via. E all'interno del bundle, per agevolare chi acquista questo pacchetto a utilizzarlo su più lenti possibile, aspetta un attimo ancora via la scatola, in tutto il kit che ho acquistato c'erano anche gli anelli di adattamento per tutte le lenti, anzi per molte lenti e obiettivi. Come vedete ce ne danno in dotazione 4 per gli obiettivi classici. Siccome la mia Panasonic ha una lente un po' particolare, adesso la vediamo, ha una lente un po' particolare, ha il diametro molto piccolo, ho dovuto acquistare quello che abbiamo visto prima in separata serie, come pezzo separato, ma comunque costa 2,50€, 3€, comunque è un pezzettino in alluminio che si avvita sulla lente. Comunque nel kit ce n'erano già 4 ed è una cosa abbastanza positiva, così noi con un kit riusciamo tranquillamente, se avete le lenti un po' più comuni, ad adattarle a tutte le lenti. Metto anche da parte momentaneamente questi e andiamo a vedere l'ultima cosa che c'è all'interno della scatola. E appunto in questo bellissimo cofanetto abbiamo l'ultimissima cosa, sì, controllo, l'ultimissima cosa, anche questa adesso la metto da parte, che è il famoso filtro polarizzatore circolare. Questo, come vi dico sempre, è fondamentale quando facciamo fotografie di paesaggio ed è super super raccomandato e utile nel momento in cui andiamo a scattare dell'acqua, perché questo ci permette di vedere attraverso l'acqua. Poi analizzeremo meglio anche il filtro polarizzatore, però potete vedere che è un filtro leggermente scuro e il polarizzatore serve per nascondere, per eliminare addirittura le componenti di luce che arrivano da riflessi indesiderati. Appunto, quando noi andiamo a fotografare l'acqua non riusciamo a vedere attraverso l'acqua, a meno in particolari situazioni sì, ma solitamente non riusciamo a vedere attraverso l'acqua perché abbiamo la luce del sole che sbatte contro la superficie dell'acqua e ci viene riflessa negli occhi, quindi vediamo molto molto chiaro. Con questo noi andremo ad eliminare questa componente di riflesso e riusciremo a vedere effettivamente sotto l'acqua. Questo è giusto un accenno al filtro polarizzatore. Poi farò un video dedicato sul campo in cui andremo a usare il filtro polarizzatore e vi spiegherò al meglio come funziona. Ma proseguiamo a vedere questo pacchetto. Insomma, questo è l'ultimo pezzo che c'è e come potete vedere ha un diametro molto grosso. È fatto apposta per non introdurre vignettature o essere presente nel nostro scatto se utilizziamo un grandissimo grandangolo, scusate il gioco di parole, però con un 8-10 mm su full frame rischieremmo che questo venga visto dalla nostra lente, essendo così grandangolare, essendo comunque abbastanza vicino, non appiccicato ma abbastanza vicino alla lente. Quindi ce lo forniscono molto più ampio di qualsiasi lente, perché così facendo non c'è questo rischio. E va montato all'interno dell'holder in questo modo, noi chiudiamo e abbiamo il nostro polarizzatore sempre presente
E questo kit ha questa bellissima, adesso cerco di inquadrarvela, se la messa a fuoco mi aiuta, ha questa bellissima rotellina che ci permette di polarizzare effettivamente il polarizzatore, ma anche del fatto di polarizzare il polarizzatore lo vedremo in un video dedicato. Vi faccio un piccolissimo esempio con la televisione per farvi vedere come ragiona e come funziona il filtro polarizzatore. Rimanete lì un secondo. Ok, ho acceso la televisione per farvi vedere come funziona il polarizzatore brevissimamente. Adesso la televisione si vede. Portando il polarizzatore davanti alla mia lente, la TV continua a vedersi, ma nel momento in cui vado a girare la ghiera e a polarizzare, vedete che l'immagine sparisce. Questa non è magia, è proprio il funzionamento del polarizzatore utilizzato su qualcosa come la televisione, e funziona nella stessa identica maniera anche con l'acqua. Vedete, non sto giocando col telecomando, sto semplicemente ruotando il polarizzatore. Questo è solo per farvi capire quanto è potente questo filtro. E adesso andiamo a montarli insieme sulla Panasonic G9 che ho qua al mio lato, così da farvi capire al meglio come si utilizzano, ma più che altro come si montano sulla nostra fotocamera. Ok, vediamo come si montano i filtri a lastra con l'adattatore e l'holder alla mia Panasonic G9. Ovviamente non lo faccio su Sony perché la sto usando per registrare. Porto più vicino la fotocamera per vedere se riusciamo a inquadrare meglio. E la prima cosa da montare, come abbiamo visto, è l'adattatore, la riduzione, diciamo, che è questo qui. Questo è appunto è un semplicissimo anello di adattamento dove abbiamo un diametro interno di 62 come la lente di Panasonic, e la parte esterna è fatta apposta nelle dimensioni del nostro holder. Quindi questa semplicemente si monta avvitandola in senso orario come si avvita qualsiasi cosa, e abbiamo posizionato il nostro adattatore. La seconda cosa, c'è da montare l'holder. L'holder abbiamo visto che è questo, e in questo holder abbiamo questa rotellina, diciamo, questa ghiera di serraggio che ha una molla. Si svita la rotellina in senso antiorario e si preme leggermente verso il basso. Si fa questo mentre si monta sul nostro adattatore, quindi la applichiamo, teniamo premuto, schiacciamo indietro la rotellina per far entrare al meglio il filtro e la rilasciamo. E come potete vedere è montata. Da qui, muovo leggermente, andiamo a montare il prossimo pezzo, che è il polarizzatore. Vi raccomando sempre di utilizzarlo perché è utilissimo in qualsiasi tipo di fotografia. Andiamo ad aprire il porta filtro polarizzatore, si apre semplicemente così e prendo il filtro. È interessante, appunto, questo kit è interessante perché appunto ogni cosa ha la sua scatolina per tenere tutto al meglio possibile, e semplicemente andiamo a inserirlo in questa tasca e lo spingiamo verso il basso. Così abbiamo montato l'holder, l'anello di adattamento e il polarizzatore. L'ultima cosa che ci rimane da mettere è il nostro filtro ND o a lastra. Con questa tipologia di holder possiamo montare in totale 3 filtri, perché abbiamo il polarizzatore più 2 filtri a lastra a nostra discrezione. Può essere un ND1000 più un ND graduale per andare a oscurare un po' il cielo, o 2 ND diversi per andare a sommare la quantità di luce che andiamo a togliere alla nostra lente. Insomma, potete fare un po' le combinazioni che volete. Di solito si usa un ND fisso e un ND graduato, appunto per contrastare maggiormente il cielo, e andiamo a montarlo. Come vi dicevo, la cosa positiva è che ogni cosa in questo kit ha la sua scatolina, quindi tiriamo fuori. Questo è l'ND1000 con già il supporto in plastica anticaduta e che si utilizza per inserirlo nell'holder, e molto semplicemente, tenendo fermo l'holder, andiamo a inserire il filtro nel primo, diciamo, taglio disponibile, nel primo slot disponibile. Ecco, così abbiamo montato tutto quello che è il nostro kit di filtri ND. Qua davanti potrei aggiungere appunto il graduato. Come potete vedere abbiamo la lente
l'holder e il filtro. Poi andrò a montare i supporti in plastica che abbiamo visto rapidamente prima sugli altri due filtri per poi poterli utilizzare sul mio nuovo holder. Questo kit completo, considerando i due filtri che ho acquistato l'altra volta, più tutto il materiale che abbiamo visto oggi, come anelli di adattamento, holder, filtro polarizzatore, filtro ND1000 con il suo supporto in plastica, la valigetta che serve per portare tutto e le varie borsettine, eccetera, mi è venuto a costare all'incirca tutto insieme attorno ai 550 euro. Interrompo un attimo perché ho fatto l'errore dicendovi il prezzo. Io vi ho detto 550 euro questi che ho acquistato, ma ho sbagliato. Ho speso 362 all'incirca, ho controllato il prezzo adesso. 550 era il prezzo del mio vecchio carrello Amazon con solo l'holder, il filtro ND1000 e il filtro graduato di Nisi. Quindi solo quei tre componenti qua di Nisi sarebbero costati 550 euro, mentre tutto questo che ho preso e che avete visto in questi due video di unboxing è costato all'incirca 365 euro. Riprendiamo il video. È una cifra importante, però consideriamo che la stessa tipologia di kit che ho acquistato adesso, quindi holder, polarizzatore, tre filtri ND e anelli di adattamento acquistati da Nisi, li avrei pagati all'incirca tre volte tanto. Quindi si può capire che acquistando i prodotti di sottomarca sia comunque una buona qualità, perché questi sono di buona qualità, ma a un prezzo leggermente più basso. Per esempio, questo holder che abbiamo visto oggi è totalmente in plastica. È una buona plastica, al tatto si sente che comunque non è plastica la classica cinesata, è abbastanza pesante, sembra resistente. Se lo acquistavo di Nisi sarebbe stato in alluminio, quindi sicuramente migliore. Sono d'accordo su questo. Però dobbiamo anche pensare bene il range di prezzo e la differenza sostanziale enorme che si ha tra queste due categorie di prezzi, perché qui stiamo parlando di 500 euro per un kit super completo. Per avere lo stesso kit di Nisi appunto avremmo speso tre volte tanto, e quindi ogni tanto, anzi spesso, vale la pena valutare opzioni diverse senza perdere tre volte la qualità, perché qui di qualità magari scendiamo, diciamo, di un 20%, di un 15% in percentuale, ma col prezzo siamo scesi moltissimo di più. Il video di oggi è stato parecchio lungo, ma ci tenevo molto a farvi capire al meglio come si montavano i filtri ND utilizzati su un holder, i filtri a lastra, per darvi al meglio l'idea di quanto si deve spendere per avere un buon kit di filtri ND a lastra con polarizzatore e holder. Quanto tempo si impiega più o meno a montare un setup del genere? Avete visto, ci ho messo all'incirca un minuto e mezzo, due minuti. Stavo anche spiegando, se lo faccio senza spiegarlo, dopo che l'hai fatto tre volte, ci metti forse un minuto esagerando, contando che devi tirar fuori tutto. Però i risultati che si possono ottenere con un kit del genere sono di altissimo livello e più avanti le andremo a vedere. Quindi se vuoi rimanere aggiornato sul mondo della fotografia, iscriviti subito al canale e premi la campanella delle notifiche. Se hai trovato qualcosa di utile, lasciami un like, e se sei interessato a qualcuno di questi prodotti o alle macchine che uso, gli obiettivi che uso, qui sotto trovi il link di Amazon. Dacci un occhio e seguimi su Instagram, nicolas.taninelli. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!